sto morendo di caga. Abbiamo messo l'S24 qui dentro, chiudiamolo. Ok raga, allora la situazione è questa. Può solo che finire male questa situazione. Oggi rischiamo di far scoppiare questo telefono da 1500 euro, l'S24 Ultra. Anche se, secondo me, potrebbe resistere. Tra l'altro, a 20.000 mi piace, proviamo a fare lo stesso test col mio iPhone 15 Pro. Però non lo fate. Anche perché oggi io non so come posso andare a finire questo video. Però vabbè, lo testeremo. Partiamo però da alcuni drop test che hanno fatto questi nostri amici indiani. Non so se ve li ricordate. Sono gli stessi che facevano scoppiare le auto nei campi, nelle campagne. Solo che hanno alzato il livello, hanno una cifra di budget. E adesso praticamente loro fanno scoppiare direttamente 2000 euro di telefono appena uscito. Siccome questo test qua non lo voglio fare con il mio telefono, anche perché 2000 euro, 2500 euro di telefono sono comunque tanti, lo fa scoppiare. Reagiamo intanto a quello che fanno questi indiani e poi passiamo al mio esperimento. L'S24 pare essere tipo uno dei telefoni più resistenti al mondo attualmente. Addirittura lo fanno scoppiare dentro questa giara indiana, che non è una giara normale, ma è indiana. Fanno scoppiare l'S24 dentro questa giara e, come vedete, il telefono è ancora funzionante nonostante lo scoppio. Questa cosa è molto interessante. C'è anche della merda. Però il telefono funziona, non è successo niente. Vedete, è ancora utilizzabilissimo, si può giocare a GTA 5. Il prossimo esperimento, siccome il cricket è lo sport nazionale indiano, verrà usato l'S24 come mazza da cricket. Quindi praticamente attaccano l'S24 a una mazza da cricket e lo usano come mazza. Questo non è forse uno dei test migliori, però diciamo che a livello di resistenza ci siamo. Cioè potete utilizzare l'S24 come mazza e fare un po' quello che volete. Può essere utilizzato come tagliere, potete tirarci su le spade, i coltelli, tagliarci le zucchine, le carote. Non si scalfirà minimamente, non è come la iPhone che appena vi ricordate lo staccavamo, lo facevamo così, si spezzava il vetro dietro. Questo è veramente veramente resistente, come vedete si può utilizzare proprio come piano su cui puoi fare i ravioli magari con il mattarello e lui non si scheggerà, rimarrà integro, bello preciso. L'ultimo test viene fatto così: loro legano l'S24 a una corda, a una Mustang, al tubo di scarico di una Mustang, e iniziano a driftare. Ovviamente fanno questo drift, il telefono inizia a roteare, a spaccarsi, insomma, nella sabbia, nei sassolini, e ovviamente a sto giro qua si rompe. Come vedete il telefono è pieno di buchi, però funziona, non è scoppiato perlomeno. Vedete, è ancora bello funzionante, lo rispaccano a terra, lo schermo è scoppiato definitivamente. Ma questo era l'esperimento indiano. Ho visto su TikTok questo video qua, dove praticamente mettono l'S24 nel congelatore. Però ho visto altresì che questo ghiaccio che è venuto fuori non era ghiaccio proprio ghiaccioso e pare che sia resistito. Mi sono sorti dei dubbi sulla veridicità di questo video qua. Al che oggi facciamo la stessa cosa col mio S24 Ultra, con un bel segno della croce, perché se si brucia è un problema. Ma andiamo a vedere un attimo le istruzioni. Dobbiamo cercare di capire se nelle istruzioni del Samsung abbiamo un range di temperature nel quale il telefono non scoppia. In teoria queste informazioni vengono inserite tipo all'inizio nel safety information e dovrebbe essere tipo qua: il telefono può essere usato in location con un ambiente che va dagli 0 ai 35 gradi. Cioè praticamente voi mi state dicendo che se tu vai in un qualsiasi luogo sotto Roma, o comunque da Roma anche, vabbè, anche Milano, dopo giugno non puoi usarlo. Però sto leggendo anche che il telefono può essere storato, può essere tenuto in un ambiente che va dai meno 20 gradi ai 50 gradi. Perfetto. Innanzitutto vediamo un attimo, perché ci siamo dotati della nostra pistola termica. L'avevate già vista, è una pistola che ti dice a che temperatura è la situazione. Vediamo se funziona, anche perché non lo uso da praticamente un anno. Quindi l'accendiamo, io spero che funzioni, anche perché dobbiamo capire a che temperatura abbiamo il congelatore. Andiamo sotto i meno 20 gradi, non si può fare. Dovrebbe funzionare. Vediamo se il PC me lo rileva giusto. Ok, può essere, raga, può essere. Può essere che funzioni. L'altro PC, che è questo qua, vediamo. Ho dei forti dubbi, però vediamo se funziona con il telefono. Il telefono, essendo spento, praticamente non utilizzato in questo momento, me lo dà completamente nero. Mentre, se vedete, lo schermo è caldo, insomma. Ci stanno 35 gradi praticamente sul monitor. Quindi vuol dire che la pistola termica funziona. A questo punto dobbiamo fare un altro test. Andiamo di là e vediamo che temperatura è il congelatore. Allora, io spero che questo video non mi costi 1500 euro. Spero di pagare solo il maestro nel montaggio, ma non vorrei ripagarmi l'S24. Questo è il congelatore, pistola termica. Come vedete abbiamo tutta la parte del calore esterno, perché vabbè, c'è il motore, tutto. Il congelatore arriva a meno 14 gradi, quindi comunque sia siamo al limite. Questo può andare bene. Riempiamolo.
Ragazzi, io ora spero vivamente che non succeda nulla. Nel senso che questo qua ha la certificazione IP64, quella roba lì, quindi è resistente agli schizzi. Però oggettivamente non abbiamo la resistenza specifica alle immersioni e al congelamento. Cioè non esiste questa certificazione, quindi la daremo noi. Metteremo lo smartphone nell'acqua, si congelerà il tutto, e poi dovremo con lo scalpellino e insomma togliere il ghiaccio, vedere se funziona. Prima di metterlo nel ghiaccio, considerate che l'S24 Ultra lo sto usando come telefono secondario, perché purtroppo questo coso qua, per quanto mi riguarda, parte social, video, foto, non si batte. Poi voi potete dire quello che volete, io vengo da 20 anni di Android, per fare questo lavoro va bene questo, tutto il resto va bene Samsung. Cioè potete scrivere quello che volete, non sono un Apple fanboy, mi fa schifo Apple, però per sta roba non si può battere. Quindi spegniamo l'S24 Ultra, facciamo così, tappettino qua, e dobbiamo andare qui e spegniamolo. Attendiamo che si spenga. Io sapete che vi dico, io la custodia la tengo. Il discorso è che sarà abbastanza isolata la parte dell'USB-C, perché comunque l'acqua entrerà in queste piccole fessure, in questa fessura qua del pennino, e si congelerà. Ho paura ragazzi, ho veramente paura. Sappiate che è stato veramente un ottimo telefono. Ma è il momento di vedere la differenza tra gli uomini e i ragazzini. Questo potrebbe essere l'ultimo video, short, TikTok, insomma, dove vedete questo coso qua. Lo buttiamo nell'acqua. 3, 2, 1. Telefono ufficialmente nell'acqua. Sto morendo di caga. Mettiamo nel freezer. Abbiamo messo l'S24 qui dentro. Chiudiamolo. Lì dentro potremmo avere un video clamoroso, ma dobbiamo sperare che non si scassi. Considerando che l'acqua a meno 18 gradi ci mette 1-2 ore per fare i cubettini di ghiaccio, io ho pensato che siccome abbiamo una grande praticamente scatola piena d'acqua, secondo me ci mettiamo 2-3 ore. Quindi timer ozzo, 3 ore avviato. È partito il nostro timer da 3 ore e 2 minuti, non so per quale ragione. Al termine di questo timer andiamo a controllare. Allora signori, io non so cosa ci sia onestamente da ridere. Siamo in live, mi stanno deridendo, no, onestamente non, ve lo giuro, non sto capendo. Stiamo aspettando che l'S24 si congeli nel congelatore. Vedete che continuano, questa cosa qua veramente non l'ho capito. Io vengo in live per farmi prendere in giro. Non lo so, smetterò di fare streaming il pomeriggio. Abbiamo appena finito di streamare, andiamo a tirare fuori dal freezer il nostro prodotto. Sono effettivamente molto impaurito. Allora signori, la situazione è questa, è totalmente detonato, cioè perlomeno è nel ghiaccio. Quindi adesso che dobbiamo fare? Dobbiamo secondo me andare in bagno e metterci l'acqua calda per sciogliere il ghiaccio, perché altrimenti siamo qua fino a domani che l'acqua non si è sciolta. C'è questa sorta di patina di ghiaccio, giustamente. Come facciamo? Cioè quel porca troia. No, è bloccato. No raga, dobbiamo andare in bagno, facciamo un casino qua. Ok raga, allora la situazione è questa. Metto l'acqua calda. In teoria con l'acqua calda dovremmo fixare la situazione. In teoria il ghiaccio si scioglie. Questo è il nostro Samsung S24 con la custodia di ghiaccio, ok? Insomma, può solo che finire male questa situazione. Allora, dobbiamo cercare di togliere il ghiaccio e disincastrare il nostro telefono. Asciughiamolo e poi proviamo ad accenderlo. Quindi considerate che la coltre di ghiaccio era veramente importante, era tutto completamente pieno. Nutro dei forti dubbi, secondo me non si accende. Allora signori, questo è il Samsung, non ha particolari danni, cioè perlomeno non mi sembra che abbia nessun tipo di danno. Ragazzi, le prese mi sembrano piene d'acqua intanto, quindi adesso dobbiamo capire se effettivamente è impermeabile. Tolgo un attimo la custodia e spero che abbia riparato un attimo il telefono. Il telefono è ancora quasi congelato e vabbè, ovviamente lo schermo è tutto poi da sistemare, da lavare, lo puliamo adesso. Considerate che ho effettivamente dei dubbi, cioè qua c'è scritto comunque sia che sopravvive a meno 20 gradi, ma non c'è scritto che possa stare nel ghiaccio per praticamente più di 3 ore alla fine, perché poi l'ho tenuto più del timer che avevo messo. Insomma, utilizzate adesso la sezione commenti per scrivere se secondo voi si accende oppure no. Secondo me no. Scrivetelo adesso, vi do 10 secondi, aspettiamo. Condizioni un attimo della penna, raga. Anche la parte della penna risulta impermeabile. Non si è bagnata la penna, non è entrata acqua qua dentro. Proviamo, dai raga, andata. Vediamo che cosa succede. Quindi 3, 2, 1, accendiamo.
No, non ci credo. Abbiamo delle piccole perplessità forse sul touch. No, raga, non è vero. Funziona da Dio perfettamente. Vediamo le casse. Ascoltiamo tipo un brano di un noto cantante per capire un attimo, raga. Ok, allora, abbiamo dei problemi dal punto di vista acqua, nel senso che all'interno delle casse è sicuramente penetrata dell'acqua, però adesso dobbiamo capire se riusciamo a togliere tutte le goccioline. Amici miei, vogliamo dedicare sì, sì. Allora, è entrata dell'acqua nelle casse, voi non so se lo sentite, ma si sentono alcune vibrazioni. Questo probabilmente una volta tolta tutta l'acqua e asciugato perfettamente, probabilmente si fissa. No, ragazzi, no, vi giuro, ragazzi, sono... Cioè, non ci posso credere. Funziona per davvero. Proviamo la questione pennino. Quindi, andiamo nelle nostre foto. Questa foto qua, che mi ha inviato mia madre perché stanno a sciare. Proviamo a selezionare questa TV. Togliamo questo oggetto qua. Teniamo premuto e lo facciamo molto più grande. No, ragazzi, sono sbalordito. Cioè, è veramente il telefono più resistente al mondo. L'ho tenuto praticamente 4 ore e mezza nel ghiaccio. Il pennino funziona bene. L'intelligenza artificiale funziona da Dio. Io vi giuro, non ci posso credere. Va bene i drop test e le robe, però qua stiamo parlando praticamente di acqua completamente ghiacciata. Cioè era uno strato così di ghiaccio. Il telefono, nonostante questo, vuol dire che praticamente anche le parti all'interno poi si sono ghiacciate. Cioè l'acqua che è penetrata ad esempio nell'USB qua dentro e anche nel pennino. Però a questo punto anche il pennino risulta essere completamente impermeabile, cioè è completamente isolato. L'acqua non è entrata all'interno e funziona tutto da Dio. Proviamo la fotocamera, vediamo se si è scassato qualcosa. Io farei una foto a quella roba lì che vedete lì, quello è il mio pannello assorbente. Fotocamera per 30, foto. Cioè, a parte la qualità delle foto, che è qualcosa di incredibile. Cioè, oggettivamente, questo è quello che vedete da questa fotocamera. Questa è la foto zoomata ed è, diciamo, con qualche dettaglio, però è precisa. La fotocamera funziona perfettamente. Io sono allibito, ragazzi. Questo comunque non cambia le carte in tavola, nel senso che è sicuramente un telefono iper resistente con un sacco di feature, raga. Una batteria infinita. Io lo uso tutti i giorni live per 200.000 cose. Però se a te non te ne frega niente della parte social, di quell'ambito lì, video eccetera, che comunque è un'ottima macchina fotografica, però ci sarà un motivo se tutti quelli che lavorano con i social, con le foto eccetera, comprano iPhone. C'è un motivo. Per l'uso invece di tutti i giorni, per tutti gli altri utenti, questo qua non ha, secondo me non ha rivali, ragazzi. Non credo che altri telefoni possano rimanere nel ghiaccio e resistere così, essere perfettamente utilizzabili. La batteria non si è neanche scaricata, siamo al 74%. Rimane sicuramente il mio secondo smartphone che utilizzo. Veramente clamoroso. Lascio mi piace e rifacciamo lo stesso esperimento col mio iPhone 15 Pro. Non fatelo.